questo ruolo sociale dell'arte, non per niente siamo stati anche come progetto, insomma, selezionati tra le 10 realtà torinesi di testimonianza, appunto, di valore sociale dell'arte, proprio perché ci credo molto, non solo al diritto di parlare di temi sociali, ma al dovere e la responsabilità di intervenire nella vita sociale di un paese. Io vi propongo una poesia che ho scritto io, e dopodiché, invece, anziché dedicarmi a un altro mio testo, ho scelto di portarvi un estratto di uno spettacolo che è assolutamente a tema con il motivo per cui siamo qui stasera. Non l'ho mai trovato, cioè l'ho scritto oggi, quindi vi chiedo clemenza, soprattutto. Quindi, però ci tenevo. Se poi c'è tempo, ma vediamo, perché non, appunto, non avendolo provato, non so nemmeno quanto dura di preciso. Ho un'altra poesia che non è mia, ma è di un uomo, che vi proporrò. La poesia che ho scritto io si chiama 1522, che è uno dei numeri di antiviolenza. Ogni mia lacrima di queste ore e dei 4 anni passati possa arrivare a bagnarti il letto nella prima notte in cui non ti dimostrerai un infimo pisciasotto, se mai ci sarà. Passerai. Passerai come aria riconquistata coi brividi. Passerai come merda che non può dare più stimoli. Passerai come il fiume dove ti guardo passare tutte le volte in cui mi dici qualcosa. Passerai come cosa dimenticata in cantina, che non si sapeva più nemmeno di avere. Passerai come ere e stagioni addormentate negli anni. Passerai come i sogni, passerai come quelli che fanno del male, passerai così piano, senza farti vedere, passerai senza nemmeno lasciarmi un fantasma nella mente che già adesso le tue grida non sente, passerai come passano quelli che non lasciano niente, passerai come gente. Non sono e non saranno mai queste le mie cicatrici, non credere. La mia più grande è quella del parto, di una figlia per cui tu ti sei reso morto. Un'altra è indelebile, di cui vado sempre orgogliosa, è quella di tutte quelle che non ti ho permesso di farmi. Tanti numeri di telefono, tante associazioni, ognuna il suo colore, arancione, rosso. Tanti colori anche politici a parlare di violenza sulle donne. Non c'è politico che nel suo discorso elettorale, rigorosamente elettorale, non abbia questo tema ormai nel suo discorso. Tante proposte di legge, tante parole sui telegiornali per continuare a parlare. Tante da disperdersi, mentre invece bisognerebbe unirsi. Pochi posti negli asili, poco lavoro, pochi servizi per le mamme, poche leggi che vanno avanti quantomeno in tempo, pochi fondi per queste associazioni, praticamente zero. Correggetemi se sbaglio. Tanti da far sembrare che forse poter continuare a parlarne per qualcuno sia un business. Forse ci fosse meno chiacchiere, ma ci fosse un vero sostegno a chi lavora, sarebbero meno le donne che continuano a morire. Ecco perché bisogna fare attenzione, a mio parere, su a cosa si sceglie, dove si sceglie di essere. Questo ovviamente non è da confondersi né col fatto dell'omertà di non dover continuare a parlarne, né tantomeno con il fatto che sia invece imprescindibile continuare a denunciare per restituire un po' di onore a quelle vittime. E il monologo di cui parlavo, il pezzettino di quel monologo di cui parlavo, si chiama proprio Il senso dell'onore. Vieni! È timida lei. È rimasta timida anche dopo il trapasso. Io invece non lo ero prima e non lo sono ora.
Guarda che lo devi raccontare tu come sei volata nel paradiso di Allah. Mica posso farlo io che sono nata e vissuta al Caltanissetta. Tanto per cominciare diglielo, dai diglielo a questi qui, che di vergini qui neanche l'ombra. No, per dire, siamo donne, diciamo, d'esperienza. Non te la prendere, dai, era solo una battuta. Eppure quando siamo da sole ci fa sempre ridere. È brava lei a raccontare storielle. Dai, dici quella del talebano dalla bocca larga. Non vuole, è timida. Siete tanti. Va bene, comincio io. Nome, Carmela. Cognome, Rositano, in Mantade. Mantade è il cognome da sposata, sono coniugata a Mantade. Nata a Caltanissetta il 27 giugno 1958. Deceduta a Caltanissetta il 15 aprile 1978. Per mano del suddetto marito, Mantade Totò. Motivazione. Delitto d'onore. Lo sai te che vuol dire? Come da voi, uguale. Tu a Tabriz, io a Caltanissetta. Io un po' di anni fa, tu l'altro ieri. Io in Italia, tu in Iran. Io con la lupara, tu lapidata. È uguale. Sei adultera pure tu. Che vuoi fare? Sono cose che capitano nella vita. Il problema è che se sei donna, sono cose che te la tolgono, la vita, per sempre. A Totò gli hanno dato 5 anni. C'era ancora la legge che dava una mano a questi mariti disonorati. Adesso ne ha sposata un'altra Totò. La mena solo per ora. Io sono un po' una veterana qui. Accolgo le nuove arrivate, le metto a loro agio, le divido per settori. Almeno prima, adesso c'è un pienone che stiamo tutte mischiate. Prima ci sistemavano per religione, razza, colore. Poi ora all'arrembaggio, è finita l'arrembaggio. Tanto sai come sono fatte le donne. Fanno subito amicizia, chiacchierano. Ora stanno tutte insieme, persino ebrei, palestinesi, siriane e francesi. Serbe e bosniache, gatti e cani. E poi da quando sono arrivate le trans, si balla tutte le sere. Hanno portato la musica brasiliana e la pace è finita. Signore, dona loro eterno riposo. Io speravo di riposare almeno trapassata, invece un trenino tutte le sere. Queste non smettono mai. Allora, vuoi raccontare? Ah, ecco, ne è arrivata un'altra. Ormai è un continuo. Ne ammazzano una ogni 3 giorni e sono in Italia, ho fatto tu il calcolo. Non mi fermo più un attimo. Da dove arriva lei? Cambogia. Cambogia. Ma dov'è la Cambogia? È qui che è diventata una Cambogia. Amor che nulla amato, amar perdona. Dai, tocca a te ora. Tocca a me. Lui vendeva stoffe al mercato. Aveva gli occhi di gatto. Ma io ero sposata con Mamed, 40 anni più di me. Mamed l'ho incontrato la prima volta il giorno del nostro matrimonio. Ho pensato, almeno non ha i baffi. Mia cugina è stata più sfortunata, il suo vecchio aveva pure la barba. Mia madre l'hanno sposata a 13 anni, ha fatto 13 figli. Mia madre mi ha detto, segui il tuo destino come una spiga al vento. Vedrai che la vita passa presto, come in un soffio. Ma lui aveva occhi di gatto. E all'improvviso il vento si è fermato, mentre il mio cuore si è svegliato, ha cominciato a battere forte, ci siamo innamorati. Lo sapete, no, com'è l'amore? Ogni giovedì al mercato di Tabriz, su un letto di pietre preziose. Tutte oggi mi chiedono, com'è morire sotto una pioggia di pietre? È il contrario dell'amore. Il cuore si ferma. Diventa tutto buio. Ma quello che mi ha fatto male veramente è stato l'applauso finale di tutti gli uomini del paese. L'ho sentito, che vi credete? L'ho sentito tutto. Forse volevano pure il bis, ma io ero già sepolta. C'erano pure mio padre e mio fratello ad applaudire.
Tutte mi chiedono com'è morire sotto una pioggia di pietre. Conviene. I parenti risparmiano sulla tomba. Ma nessuno, neanche sotto tutte le pietre del deserto, potrà mai togliermi quegli occhi di gatto. L'ultima che vi leggo, che ci sta, non ve la leggo, ve la trovate su Facebook.